Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Minuti di Recupero. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi insieme a noi Luca Lunghini, il responsabile del blog Il Corner del Lungo. Ciao Luca, bentornato. È un grande piacere riaverti in nostra compagnia. Ciao Andrea, grazie mille per l'invito su Atti Sport 24, un canale al quale dobbiamo assolutamente iscriverci perché si parla non solamente di calcio, ma anche di tanti altri sport con competenza e senza mai gridare. Io ti ringrazio per queste belle parole che so che vengono dal cuore. Luca, veniamo in medias res, prosegue l'attività a ritmi vertiginosi. È in archivio l'undicesima del girone di andata del campionato di Serie A. Poche ore si torna già in campo per la quarta della fase a gironi delle Coppe Europee. Continua il duello a vertice tra Napoli e Milan, che vincono i loro confronti e viaggiano su ritmi che paiono insostenibili per la concorrenza. Come escono le due battistrada dall'ultimo turno? Beh, escono entrambe con 3 punti, però secondo me escono in maniera completamente diversa da 2 partite che erano, se vuoi, opposte, nel senso che il Napoli ha giocato in trasferta contro la Salernitana, che è tra le ultime della classifica, mentre il Milan invece è riuscito ad andare a vincere addirittura in casa della Roma. Soprattutto escono con delle sensazioni, secondo me, diverse, perché se da una parte il Milan ha dato un'immagine di strapotere, a parte le decisioni arbitrali assolutamente discutibili, comunque il Milan ha, diciamo, per gran parte della gara dominato in lungo e in largo il gioco. Il Napoli invece ha fatto un pochino troppo fatica e per la prima volta durante la stagione non è riuscita a concludere, diciamo così, con una tranquillità, con una sufficiente tranquillità la partita che ha giocato. Un po' per le assenze che si sono rivelate prima della partita, vedi il bomber Osimhen che non è stato della gara, e un po' perché poi si è perso anche un pochino probabilmente di tranquillità con l'espulsione di Koulibaly, che sappiamo tutti è uno dei calciatori più importanti dello scacchiere tattico di Spalletti. Adesso sarà fondamentale riuscire ad avere comunque un buon equilibrio anche senza quello che è, secondo me, il miglior difensore del campionato. Certo è che, come dicevi giustamente te, diventano veramente ritmi insostenibili perché sembrano davvero non sbagliare mai le squadre del Napoli e del Milan. E dietro, seppur le squadre che cercano di inseguire riescono ad avere un po' più di continuità rispetto a prima, comunque ancora il margine è veramente, veramente importante. Tentiamo questo parallelo. Se Ibra è l'indiscusso leader in casa rossonera, possiamo indicare nella forza del gruppo e nella crescita mentale che ha saputo favorire Luciano Spalletti le armi principali su cui possono contare i partenopei? Sì, sono d'accordo. Da una parte Ibra è chiaramente il leader spirituale in campo e fuori, come ha riconosciuto anche lo stesso mister Pioli. Dall'altra parte devo dire che il gruppo, per come è stato plasmato dal tecnico toscano, sembra veramente essere l'arma in più fino ad oggi della squadra guidata da De Laurentiis. Però se devo spendere una parola oggi come leader tecnico della squadra partenopea, io devo dire che il Fabian Ruiz di quest'anno per ora francamente è veramente un calciatore che è diventato di livello internazionale, sta giocando con una determinazione, con una qualità e con una pulizia di gioco che francamente io non mi aspettavo. L'Inter batte l'Udinese 2-0, centra la seconda vittoria di fila e mantiene inviolata la porta per 180 minuti. La truppa allenata da Simone Inzaghi ha le carte in regola per rientrare sul tandem di testa? Questa è una bella domanda alla quale riusciremo probabilmente a rispondere subito dopo il prossimo turno di campionato che vedrà di fronte mettere le due squadre di Milano, no? L'Inter effettivamente sembra aver fatto un pochino di salto di qualità, soprattutto perché è da 2 gare che riesce a mantenere la porta inviolata. E soprattutto sta cercando di ritrovare, è riuscita a trovare i 3 punti pur non avendo bisogno delle reti di Dzeko, che fino ad oggi era stato più o meno il tromboliere migliore della squadra. Correa alla seconda doppietta della stagione. Domenica l'Inter si gioca assolutamente tutto, deve assolutamente vincere per rimanere in lotta fino in fondo per lo scudetto, perché se dovesse perdere contro il Milan, allora le lunghezze di vantaggio dei rossoneri sarebbero, secondo me, veramente troppe. Veniamo alle dolenti note tra le big, quindi già hai capito a cosa
dove sto andando a parare? La Juventus cade a Verona sotto i colpi di Simeone. Permettimi di evidenziare il momento vissuto da questo ragazzo: 6 reti nelle ultime 2 partite casalinghe e precipita a meno 16 dalla vetta. La domanda è obbligata: l'Allegri bis deve già alzare bandiera bianca? Allora, tutto quello che ha Simeone, perché oltre a segnare tanto fa dei gol bellissimi, quindi è veramente un piacere per gli occhi. L'Allegri bis, io credo che in campionato debba decisamente alzare bandiera bianca e credo che sia stata una scelta sbagliata, ma questo, se ti ricordi, ne parlammo già quest'estate. Io penso che l'Allegri bis non può prescindere da una vera rifondazione della squadra, cioè quando si continua a giocare comunque con Bonucci e Chiellini, con De Ligt pagato 80 milioni 2 estati fa, relegato in panchina dietro a due calciatori che hanno regalato all'Italia anche il campionato europeo quest'estate, ma che ormai purtroppo non sono più nello splendore dei loro migliori anni, soprattutto quando devono giocare molte partite una vicino all'altra, e poi manca tantissima qualità in mezzo al campo. La Juventus ha tantissimi calciatori di quantità, di grande corsa, di fisicità, però poi dopo si fa tanta fatica a portare rifornimenti diciamo verso gli attaccanti. In più hanno un Kulusevski che è, secondo me, inspiegabilmente ai margini della rosa, considerando appunto la scarsa qualità degli altri centrocampisti, e poi devo dire che ultimamente stanno anche pagando molte assenze, no? Perché manca Chiesa, che è sicuramente il calciatore che potrebbe fare la differenza dalla metà campo in avanti. Dybala sta rientrando adesso dopo un lungo infortunio, manca anche Moise Kean, quindi diventa veramente difficile. Come diceva Paolo Sousa, poi alla fine la frittata la si fa con le uova che si ha a disposizione. Tra le partite più belle, o forse la partita più bella di giornata, è sicuramente Atalanta-Lazio 2-2, acciuffato in extremis dai padroni di casa con il bel gol siglato da De Rony. Ti chiedo due cose: quanto manca agli orobici, quanto influisce sul loro percorso la mancanza del miglior Muriel? E chi sono i calciatori che stanno favorendo, perché è stata particolarmente significativa la prova degli ospiti che hanno sferrato la vittoria con una prestazione di spessore, chi è che sta favorendo la crescita, l'incremento di sarrizzazione, per usare un termine a te caro, della Lazio? Allora, partendo dagli orobici, devo dire che effettivamente Muriel l'anno scorso è stato il calciatore che ha fatto la differenza. Soprattutto a partita in corso ha deciso tantissime gare e ha segnato con una continuità veramente incredibile. Il fatto di avere l'attaccante colombiano più o meno a mezzo servizio fino ad ora chiaramente ha dato tantissime difficoltà all'Atalanta, che lo scorso anno riusciva, appunto, soprattutto nei secondi tempi, quando le avversarie calavano, mettendo dentro Luis Muriel, riusciva spesso a deciderla anche nell'ultima mezz'ora. Quest'anno Muriel sembra il lontano parente del calciatore che è stato lo scorso anno. Ci sono ampi sprazzi del miglior Ilicic, però devo dire che se non fosse per Zapata, quest'anno l'Atalanta farebbe veramente, veramente tanta fatica. Se poi a questo si aggiunge i tantissimi infortuni che hanno avuto nel reparto difensivo, ecco spiegato un rullino di marcia all'interno del quale l'Atalanta ad oggi ha vinto solamente 2 partite, come giustamente da te ricordato anche nell'articolo su Antisport 24, 2 partite interne dall'inizio dell'anno ad oggi. Quanto alla Lazio, secondo me siamo molto vicini, o meglio, siamo molto più vicini a una sarrizzazione della squadra. Quando io uso questo termine, intendo il fatto che la trasformazione, il passaggio da Simone Inzaghi 3-5-2, o meglio, molto più spesso 3-5-1-1, fatto di ripartenza in verticale, e il calcio di Sarri 4-3-3 con tantissimo possesso palla anche orizzontale per cercare di muovere la difesa avversaria e poi di andare dentro per le verticalizzazioni, che però non sono più fulminanti partendo, diciamo così, con lanci di 40 metri, ma ci si arriva attraverso il fraseggio, è chiaro che aveva bisogno di tempo. Se c'è un calciatore che sta interpretando benissimo il calcio di Sarri, secondo me ad oggi è Cataldi. Cataldi
Cataldo in mezzo al campo sta probabilmente finalmente riuscendo ad arrivare a quella maturazione che da tanti anni in tanti ci aspettavamo. Lo stesso Sarri ha detto che lui addirittura lo avrebbe voluto già quando allenava ad Empoli, perché è un calciatore che riesce a dare quella qualità di palleggio, ma la riesce ad unire a quel dinamismo che probabilmente ad oggi Lucas Leiva non riesce più ad assicurare in un centrocampo a tre. Ecco allora che se Cataldi dovesse veramente diventare il fulcro del gioco della Lazio, questo potrebbe permettere poi a Sarri di schierare contemporaneamente Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che hanno una qualità straordinaria, trovano la porta, verticalizzazione, colpo di testa, insomma, potrebbe tornare ad essere il centrocampo migliore d'Italia. La tripletta timbrata da Vlahovic griffa il 3-0, che permette ai Viola di regolare lo Spezia. Ho una curiosità sulla Fiorentina. Come mai la formazione ben allenata, mi permetto di affermare, da italiano, non ha mai pareggiato fino a qui? Allora, secondo me c'è sicuramente una parte dovuta al caso, perché ci sono delle partite, vedi a Bergamo con l'Atalanta, dove francamente, e la partita di Venezia con il Venezia, dove francamente la Fiorentina non avrebbe meritato né di vincere né di perdere, poi è venuta fuori appunto una vittoria e una sconfitta. Certo però è anche vero che il calcio italiano presuppone l'idea di andare ad attaccare sempre molto alti gli avversari e soprattutto di giocarsi in parità numerica sempre sia la fase offensiva che la fase difensiva. Questo fa sì che molto spesso si veda partite molto aperte, spettacolari e ricche di reti. Quindi, io penso che sia dovuto molto, molto a questo. Tra le piacevoli sorprese di questo inizio torneo figurano senza dubbio il Verona e l'Empoli, che per uno strano caso del destino adesso sono appaiate in classifica con la derelitta Juve del momento. Come possiamo analizzare il percorso fin qui compiuto da queste due formazioni? Allora, sono due formazioni che entrambe hanno cambiato allenatore, l'Empoli chiaramente quest'estate, il Verona quest'estate e poi nuovamente dopo 3 giornate. Devo dire che hanno fatto due percorsi completamente diversi, perché il Verona appunto ha cambiato allenatore, non ha dato il tempo probabilmente a Di Francesco di entrare nella testa dei calciatori, però dobbiamo dire che quando poi c'è stato il cambio di panchina con Tudor, adesso francamente il Verona vola. Sembra aver ritrovato quella brillantezza, ma anche quella capacità di gioco che avevamo osservato già a Verona ai tempi di Juric, e poi soprattutto quest'anno sembra veramente essere l'anno del Cholito Simeone, un calciatore che anche io a Firenze ho seguito, è un calciatore di grandissima generosità, che fa della quantità, del pressing, della volontà, della testardaggine la sua miglior dote, però adesso si Non ti sento, Luca. Ok. sembra migliorato in maniera incredibile anche dal punto di vista tecnico, fa anche delle reti bellissime. Oltre alle reti di testa, che erano la sua prerogativa migliore, adesso incomincia anche a calciare da fuori area, trovando sempre gli angoli. Quanto all'Empoli, invece, è una squadra che, se vogliamo, ha cercato di dare continuità, seppur nel cambio di panchina, a ciò che veniva fatto lo scorso anno. Ricordiamoci che l'Empoli è stato promosso con Dionisi in panchina. Una volta che Dionisi ha fatto di tutto per andare a Sassuolo, l'Empoli ha secondo me fatto una scelta controcorrente, cioè è tornato da un allenatore che già era stato ad Empoli, un allenatore che già aveva fatto bene ad Empoli, un allenatore che però conosceva molto bene l'ambiente, conosceva benissimo anche la squadra che poteva avere a disposizione. Quello che è certo è che entrambe, secondo me, dimostrano una cosa, che quando si cambia poco, anche cambiando in panchina, si può riuscire a dare continuità. Le due squadre non sono state smembrate, come ad esempio invece la Salernitana, come ad esempio il Venezia, come ad esempio lo Spezia, e sono state puntellate. In questo probabilmente la scelta ha pagato. E se mi posso permettere, nello stesso, sugli stessi binari si sono mossi a Bologna, dove però è rimasto lo stesso allenatore, ma hanno solamente puntellato la squadra, e anche il Bologna adesso è addirittura a 15 punti alle soglie dell'Europa. E quindi anche loro, secondo me, un'ottima sorpresa di questo campionato.
Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Luca Lunghini per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca, grazie mille. Grazie a te Andrea, ciao a tutti.